Ladies and gentlemen, madame e messieurs, signore e signori, buonasera. Lasciate... Grazie, grazie, troppo buona. Lasciate che mi presenti. Signori, sono Fabio Ferri. Quanti di voi mi conoscono? Alzino la mano. La domanda sorge spontanea. Chi è Fabio Ferri? Chi ha detto un poraccio laggiù? Non è carino, non è carino. Innanzitutto fatevi un applauso voi, tutti quanti insieme, perché è una festa bellissima. Raramente ho vissuto delle feste così belle. Busalla, chi l'avrebbe mai detto? Io non ero mai stato a Busalla. Ah! Sarissola, 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 fate una festa, un applauso a Sarissola, bravo, bravo. Allora torniamo a bomba, chi è Fabio Ferri? Non è un poraccio. Cos'è Fabio Ferri? Ma chi ce l'ha mandato qui Fabio Ferri? Ecco, io per intendere, vediamo, vi ricordate Salirò di Daniele Silvestri? Quello che ballava, Salirò, Salirò, sono io. Vi ricordate adesso la serie del commissario Rex, l'ispettore Morini, coi baffi? Sono io. Ma soprattutto, grazie, grazie. Ma soprattutto, io ci tengo a sottolinearlo qui questa sera. Stasera qui noi vogliamo regalare uno spettacolo unico, indimenticabile, e se mi staccate la carotide... Ah, tutto bene, bravo. Ti sei drogato oggi? Bravo, bravo. Continua così, la droga fa male. Allora, stasera qui vogliamo regalare uno spettacolo unico, indimenticabile. Perché che ci vuole a far ridere, no? I comici, no? Solazzano la gente con delle risate. Io non sono qui per farvi ridere. Io sono qui per farvi piangere, per commuovervi, perché io ci tengo a sottolinearlo, io sono un attore shakespeariano, pirandelliano, cecoviano, tutto ciò che finisce in ano modestamente l'ho rappresentato. E questa sera io, su questo palco, ho intenzione di portare uno dei più grandi drammaturghi che sia mai esistito, William Shakespeare, e rappresentare tutte e 37 le sue opere. Quindi iniziamo adesso e finiamo domani mattina alle 8:15. Mettetevi comodi, sacca a pelo. Allora, io per fare questo però ho bisogno... Facciamo un applauso a sto signore. Vedi, il leggio, bravo, bravissimo, bravo, bravo. Oh... Vedete? E poi dice che non c'era niente. C'è pure il leggio. Tira, una parola. Ecco, tira, tira, tira. Oh, ecco il leggio. Abbiamo il leggio. Abbiamo i testi. Parliamo di una cosa molto importante. Per iniziare lo spettacolo è fondamentale. Cosa ci vuole? Oltre a un meraviglioso pubblico, davvero, con i bambini tutti qui, con gli adulti. Ah, un applauso, scusate, scusate, proprio perché vogliamo regalare uno spettacolo a tutto tondo, a 360 gradi. La cultura è importante, prima c'è stata la danza. E devo dire che ho assistito a uno spettacolo di danza bellissimo. Fate un applauso ai vostri figli, ai vostri amici, ai vostri parenti, perché sono stati straordinari, straordinari. Tanta energia. E per completare lo spettacolo passiamo dalla danza alla cultura, la cultura teatrale, appunto. E il teatro è fondamentale, spiegare il teatro al pubblico, perché così si capisce meglio lo spettacolo, la magia del teatro. Il teatro è formato da un palco con delle tavole di legno, giusto? Giusto. Delle quinte laterali, un fondale, un soffitto, ma la cosa più importante a teatro è qualcosa che non si vede ma che c'è, esiste ed è reale, sia per l'attore che per il pubblico. E cos'è? Cos'è? È la quarta parete.
Questa parete immaginaria che divide l'attore dal pubblico e che crea la catarsi. Perché l'attore all'interno di questa quarta parete si sente a casa, in intimità, e voi vi sembrerà di spiarlo e quindi vivete le sue emozioni. Hai capito tutto? Sì, ha capito. Vivete le sue emozioni fino in fondo. Ecco, al di qua di questa quarta parete che c'è, non si vede ma c'è, esiste, è fondamentale, io inizierò a declamare questi versi shakespeariani. E adesso pregherei Marco, il direttore delle luci, un applauso ai fonici, di gentilmente, Marco, se puoi abbassare le luci affinché io possa compenetrarmi meglio e il pubblico entrare meglio nel vivo dello spettacolo. Grazie Marco. Abbassa le luci, Marco. Ma Marco, se mi puoi fare una luce soffusa, come eravamo d'accordo. Un occhio di bue, qualcosa di più caloroso. Abbassa le luci, Marco. Marco, abbassa le luci. Adesso al buio faremo un gioco. Indoviniamo il mestiere che fa la sorella di Marco. Inizia con la P, finisce con la A. Non è postina. Come? Pasticcera? No, non è pasticcera. Vabbè, lasciamo stare, Marco. Marco, metti le luci come prima, non fa nulla. Non fa nulla, metti le luci. Metti le luci e andiamo avanti con lo spettacolo. Almeno mettimi una base musicale. Una base musicale, quella del 500, con i madrigali. Non quelle... Grazie, troppo buono, però dovete sapere che purtroppo Marco è uscito da poco da una clinica e sta poco bene, prende dei psicofarmaci. Grazie Marco, lasciamo stare. Questa non è una base del 500, questa è la base della 500 quando vai a prendere tua sorella dal lavoro. E basta, ho detto tutto. Fate finta che ci sia la musica giusta, che ci sia la luce soffusa giusta. Io adesso vorrei declamare per voi... Questo è un mio vecchio maestro che è stato poco bene ultimamente. Fumava troppo. Vorrei declamare per voi dei versi shakespeariani inediti. A proposito, se sento squillare un cellulare, c'ho il click del 127 dietro, Essere o non... La sai? Vai fuori. Vai fuori. Perché io la racconto a chi non la sa. Chi la sa stia zitto. Essere o non essere. Questo è il dilemma. Se sia più nobile tollerare gli strali di un'oltraggiosa fortuna o prendere armi contro un mare di guai e risolutamente finirli. Morire, dormire, lavorare. No, io, signore. No, io. Ma chi è che parla? Signore, scusa, dove sei? Chi? Ma chi è che parla? Sta qua, oh, io. Ma che parla, signore? Scusa, signore. Signore. Ma... Scusa, signore. Grazie. Ale, oh, ale, signore, signore, signore. E c'è da leggere, signore. Scusa, ma... Io lavoro a casa del signore due volte a settimana, lavoro a giovedì, signore. E il giorno dopo giovedì due volte a casa di lui lavoro io, signore. A pesce a casa di lui, signore. Che due botte? Eh? Che due botte? Che due botte? La botte via, signore. Ma che botte via? Botte via dice sempre lui quando guarda Mattanella Clerici alla televisione, signore. Zitto. Sì, signore, lo dici zitto, tu. Zitto, zitto. Tu lo dici, signore. Ma che dici? Dice, ammazza che buona. Ma quando? Quando sta mutando davanti alla televisione. Zitto, zitto, che mi fai fare una figuraccia. Dice, non c'ha due tette, c'ha due mozzarelle di bufala. Ah, dice, zitto, ti ho detto stai zitto. Lo dici zitto. Te, sei zitto, signore. Zitto. Sì, signore. Noi, noi signore. Ci guardiamo negli occhi e diciamo, non è...
vero. Non è vero. Non è vero. Però lo dici. Oh, allora non hai capito, stai zitto, mi fai fare una brutta figura. Non è vero, sì. Non è vero. Scusa. Non è vero, non lo dice, non è vero. Non è vero, non lo dice. Scusa, Ariel. Ma con chi stai parlando? Come che chi? Con la gente che batte le mani, la gente che sta là, sì. Senti, quante c'è? È pieno fino alla giù. Ariel, io non vedo nessuna gente che batte le mani. Io non sento gente che batte le mani. Guarda quante è. La gente non c'è, non è possibile. Come no, signor? No. Signor, tu non la vedi chi c'ha la luce in faccia, ma chi è? No, scusa. Io sono un attore. Sì, signor. Sto lavorando, siamo a teatro. Sì, signor. E in questo momento, visto che siamo a teatro, la gente non c'è. Qui la gente non c'è. Cosa vedi? La gente vedi. No! Guarda bene, davanti a te c'è un... Un chioschetto, là, signor, un chioschetto. Quale chioschetto? No, non c'è il chioschetto. No, non c'è. Non c'è. Non c'è. Guarda bene, sì, guarda signor. Meglio, cosa c'è? Cosa c'è? C'è un... C'è un... Un prestigiatore. Ma quale prestigiatore? Non c'è un prestigiatore. Che faccio, il prestigiatore? Boh, non la sai. No, c'è un... C'è un... Muro! Qui c'è un muro! Ah, c'è un muro in mezzo alla gente? Dove? Dove? Ma che muro in mezzo alla gente? Tu vedete, c'è un muro? Se... Un muro! C'è una parete! Qui c'è una. Un muro, signore! La quarta parete! Una parete? E non è fittizia! Non è affittata, no? dove, signor? Dove affittata a chi? A chi? La fittizia a te. Ma che? Ho detto fittizia. Sì, signor. Fittizia significa non è finta, esiste, sì. Esiste, è reale. Sì, signor. Si tocca. Dove, signor? Dove sta? Qui, davanti a noi. E non è fatta con la creta. Non è fatta con la creta. C'ha la crepa, no? Non c'è. La crepa non ce l'ha, signor. La crepa? Boh, no, la creta! Sì, signor. Non è fatta con i mattoni, con la creta, ma esiste, c'è, perché siamo a teatro, e quindi c'è la quarta parete, capito? Sì. Ma... Sì, signor. Ma tu la vedi? No, non la vedi, no, io no, signor, non la vedo. Non la vedi, signor. Tu! Tu, Ari, non la vedi? Non la vedi? È pericoloso? La vedi o non la vedi? Sì, un pochetto sì. Un pochetto sì, la vedi. Senti niente. Bene, no, perché sennò alla fine, sai che sembra? Sì. Che la vedo solo io, è che sono fesso che la vedo solo io. Sì, pure io l'ha detto, sì. Se vede solo lui è pezzo, l'ha pensato proprio. No, non hai capito, la mia è una domanda retorica. Sì, signore. Significa, è che è soffesso che la vedo solo io? No, signore. Devi dire no, signore. No, signore. Dico, se la vedi pure tu, siamo due... Fessi. No, fessi. No, fessi, siamo in due che la vediamo, quindi esiste. Esiste, sì. Capito? Sì. Questo significa. Signore. La vedi? Bene, sono molto contento. E dimmi adesso che la vedi. Sì, signore. Ti piace il colore? Tanto, signore, bello. Molto bello, vero? Sì. E dimmi, Ariel, di che colore è? Che colore è? Ha detto, signore, che colore è? Non ho detto di ripetere di che colore è. Ho detto di dirmi tu, dimmi tu, di che colore è? Ah, io devo dire che colore è? Dimmi. Dici che è blu, signor. Ma no, dai, blu, dai, non scherzare, blu. Ha detto apposta, signor. Che faccio, la parete è blu? No, signor. No, dai, dimmi. È fuschia, signor. Colore fuschia. Fuschia. Fu.
È un rosa forte, 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 signor. Fuschia, signor. Un rosa? Ah, un rosa forte, forte, forte. Fuschia. Fucsia. Sì, signor. Ma no, dai, ti prego. Continua a scherzare. Ma no, come fucsia. Dai, no. Dai, non scherzare più. Dammi un 5 e non scherzare più. Dai, dammi un 5 e non scherzare. 1, 2, 3, 4, 5, signor. Questo però... Microfono, signor. Non 5 di 5, devi darmi 1 di 5. 1 di 5. 1. 1, signor. Vabbè, lasciamo stare, lasciamo stare, andiamo avanti, ti prego. Allora. Sì, signor. Dimmi di che colore è, ti do una mano io. Sì. Va bene? Ti aiuto io. Sì, signor. È già. Già? È già? No? È già? Il colore della parete è già... La parete è già fatta, signor. No, sì, già c'è, però è già lì. Già lì, già sta lì da prima, io sì. L'avevo visto, però c'era da prima. Sì, signor. Sì, signor. È già lì. Lì? No, nah, non c'è più. No, c'è. C'è. C'è, perché siamo a teatro, la magia del teatro nasce da lì. È già lì. No. Nah. Ah, giallino colore! Bravo, giallino colore! Non l'hai mai capito, io, giallino, come la pipì? No, sì. Come la... No, un po' più... un po' più... un po' meno e un po' più. Sì, signor. Comunque, è come la maggior parte delle pareti, no? Quell'ocra, capito? L'ocra. Sì, signor. E comunque, dimmi se la vedi. Guarda, spostiamoci di qua sulla, su questo lato sinistro della parete. Sì, signor. Cosa vedi qui sulla parete? Cosa c'è? Cosa c'è? Lei c'è un buco rotondolo, signor. Che bucolo? Buco rotondolo, signor. No, buco! Buco! No, no! Bucolo, signor. Buco rotondolo. No, bucolo. Bucolo no. Buco senza lo. Lo no. Lo no. E poi chi è bucolo? Chi è bucolo? L'ottavo nano drogato? Bucolo? Bucolo no. Buco! Buco! Bucolo no. Bucolo... Lo no. Buco sì. Lo no. Buco sì. Lo no. Bucolo no. Bucolo no. E rotondolo nemmeno, rotondolo nemmeno. Nemmeno, nemmeno. Rotondo. Rotondolo no. Rotondo. Se lo se no. Se e comunque non c'è né un buco né un rotondo. E né lo e né no. Né no. Se... Sai cosa c'è? Chi c'è? Guarda, appeso qui alla parete c'è un bellissimo barometro. Ah, un barometro, sai, signore? Barometro. Sei barometro. Se... Sai a cosa serve il barometro? No, signore. Serve a misurare le bare, signor. No, che bare? Che si misurano le bare col barometro? No, no, serve a misurare la pressione del tempo. Pressione tempo del tempo. Variabile, tempestoso, pioggia, sereno. Capito? C'è un barometro. C'è un barometro. C'è, signor. E qui? Qui cosa c'è? Dai, c'è un signore con gli occhiali, la signora. No, non c'è un signore con gli occhiali. Guarda bene, cosa c'è qua? Signore con gli occhiali, quello. No, c'è un portaombrelli. Che sembra un signore con gli occhiali, se lo vedi uguale, se ne scusi, eh. Senti, come posso fare a farti capire che qui c'è una parete? Eh? Buono, ne sa, signore. Facciamo così. Facciamo. Facciamo così. Miracolo, piove. Mandami avanti, mandami in proscenio. Mandami in proscenio. Va, signor, va a cucina. No, che è così? Fai un gesto elegante per dire vai avanti. Va a cucina, signor, va a cucina. Vai, signor, va. No, così, vabbè, vado da solo, vado da solo. Sì, signor. Vado io. Sì. Guarda, vado e torno. Ciao. Me ne è successo qualcosa. Sì, signor. Andiamo avanti? Sì, sì. Andiamo avanti. Mandami in proscenio. Va, signor, va. Ti date la piove, va, va, signor. No, no. Guarda, Sì, signor. Pum! Aia! Ariel! Guarda, mi sono fatto male, mi sta uscendo il sangue dal naso, Ariel. Aia, 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 che dolore. Mi fa malissimo. Ariel, mi sta... prendi qualcosa che mi sta uscendo il sangue dal naso. Prendilo, batta, un batuffo. Scusa, signor. Ma niente, si è fumato l'insalata tua che sta a figli lì, perché va zitto, non che si scende. La bustina tua, signor, quella zitto, sta zitta, zitto. Ma che si fa? Quella sta a figli lì, perché è solo tua, signor. Zitto! E quella non si mangia, si fuma solo. Zitto, signor. Zitto! Che... L'hai detto te? Se c'è la polizia, quelli mi arrestano. Sì, signor, zitto, zitto, zitto. Hai capito, signor? Hai capito. Vedi. Noi ci guardiamo negli occhi e diciamo, siamo... non è vero. Vero. Però la fumata... Oh, allora non hai capito, devi stare zitto. Sì, zitto, sì.
Sì, sì, sì. E non capisci mai quando è il momento di dire non è vero, è vero. Sì, signora. E comunque, qui c'è una parete. La gente... La gente non c'è, questa gente qui non c'è. Signore, se lo continua a dire con sta pioggia se ne vanno tutti, però scusa. La gente c'è, ecco, la guarda, è piena. Ecco, mi ha rotto la quarta parete. Mi ha rotto la quarta parete. Quella è una signora vera, viva, quella un po' meno, però la gente c'è, io la vedo, è piena qua, scusi, Si sì, vede, sta, tu, è pieno, pieno, pieno lì. Tu mi hai rotto la quarta parete. Hai rovinato tutto, mi hai rotto la quarta parete. Tu adesso sei al di là della quarta parete. Tu sei al di là. Ma tu ti rendi conto che tu, dietro di te, devi immaginare che dietro di te c'è un muro di cinta. Ah, sta incinta? Ma chi sta incinta? Il muro, signore. Ah, ma il muro sta incinta. Io non lo sapevo, signore. E quando partorisce il muro incinta che fa? I muretti. Sì, fa. Certo, fai i muretti. Perché le case si fanno così, no? Sì, sì. Le case si fanno così. Buona, il muro incontra una parete, si piacciono, se ne vanno dietro all'angolino nascosti, e nascono così le case. Ah, così fanno le case? Certo, i residence. Io non sapevo, signore. Ma come vuoi che si facciano le case? Buona, sai. Ecco il cemento armato, il ferro, i mattoni, le travi, il legno. Ma non così. Sì, c'è bambina che sta telefonando adesso. Sì, fai, telefona col capo. Io spiego a lui, lui non esiste, lui non esiste. Certo. Non c'è. No. Senti, per le menti semplici come le tue, mi può venire in aiuto e ci può venire in aiuto, ecco, le parole di un vate. No, no, scusi, signor, io l'ho pulito pure oggi, tutti i giorni pulisce. No, perché questa storia deve finire, perché sempre... A casa sua c'è solo lui con la moglie, io al bagno suo non ci vai, chi è che schizza? Ma chi è? Ma che schizza? Che no, dici? No, signora, poi dalla colpa a me, io la pulisco tutti i giorni, pulisce io. Ma che schizza? Che dici? Che dici? Il padre, io il padre pulisce tutti i giorni, lo no, pulisce sempre. No, il padre, che dici? Io sto dicendo le parole del grande, il grande padre. Signore, se c'aveva un grande padre la faceva dentro e lo schizzava fuori, scusa. Guarda, è colpa mia, scusa. A parte che io non schizzo, e ci tengo a sottolinearlo. No, non schizzo. No, non schizzo. Signor, schizzo. No, non schizzo. Lascia fare che non schizzo. No, lascia fare tu. A casa tua pulisce io, signore. Sì, lo so, però non schizzo. E poi... E poi io dicevo, le parole del... Vate, in latino, sì, in latino significa poeta. Brava, le parole del grande poeta. Che ti vengono in aiuto e ti fanno comprendere. Tu devi immaginare che qui tu sei al di là adesso di un muro alto, in pietra, altissimo, con cocci aguzzi di bottiglia che si scagliano verso l'alto dei cieli. E io sto fuori? Tu stai al di là del muro, tu sei al di là. Tu sei al di là di questo muro enorme. E mi aiuta? A fare che? A scavacchiambulo. Mi aiuta, signore. A scava? Scavacchiambulo, mi aiuta. A scavacchia il muro. Mi viene, ma scavacchia... No, che fai con questa gamba qua? Che fai? Che stai facendo? Non l'ha fatta, però. Non l'ha fatta, però. Non l'ha fatta. E che tu fai la pipì così? Io no, perché tu la fai così. Tu la fai così. Ah, io mo secondo te faccio la pipì così? Buono, ne sai, io. Ma certo, Arie. Ma come non ti ricordi? Tutte le mattine tu mi vieni a prendere a casa, mi metti la museruola e il guinzaglio e mi porti a passeggio nel praticello e io annuso l'aiuola e appena annuso l'aiuola... Ah, ti ricordi? Sì, mi ricordo. Ma che ti ricordi? Hai detto ti ricordi, signor. Ma è retorica la mia, è una frase retorica. Io in realtà ho detto... Ho detto, come vuoi che la faccia la pipì? Voi che ne sa, mica fa la pipì con te io, scusi, signore. Sì, va bene, ma come vuoi che io faccia... Se schizza, può darsi pure che la faccio così, Io non schizza. Sì, signore. Io non schizza. No. Come vuoi che la faccia? Sta cavacchia? Ma che maccavacchio? Ma maccavacchio? Normale la faccio, normale, come tutti gli esseri umani. Sì, signore. E comunque, basta. Hai capito adesso il concetto fondamentale del teatro? Sì, sì.
L'hai capito? Ha capito invece, perché dice no? Se l'ha capito io sono. Allora, vediamo, se l'hai capito dillo, dillo. La gente c'è, però non c'è, signore. Bravissimo. Muro non c'è, però c'è. Bravo. Tu c'è. Certo. Tu c'è. Io c'è. Certo. C'è pure io, chi c'è, c'è, chi non c'è, non c'è. Bravissimo. Giusto. Io. Giusto. Chi c'è, c'è, chi non c'è, non c'è. Benissimo. Fermo restando questo, sì, fermo sì. Restando questo, adesso io gradirei, sì, con il tuo permesso, andare avanti lo spettacolo. Va avanti, signor. Vado avanti con lo spettacolo. Sì, signor, va avanti. Allora, dopo babbie con te, sì. Io ti aspetto qua, dopo quando è finito babbie con te, signor. Dopo? Babbie con te, dopo, quando è finito, tu fai quello che devi fare, io dopo. Babbia? Babbie con te, dopo io. Io vado via. Vai via te? Adesso? No, io sì, sì. Vado via con te. Adesso? No, adesso. Dopo, io... dopo va via con te, io sì. Sì, io adesso devo fare lo spettacolo. Sì, sì, sì. Devo andare... Dopo va via con te, io sì. Vado via. Io vado via con te. Posso venire pure io? Sì, sì. Tu devi dire, io vado via con te. Io babbio con te, io e te babbio. Oh, andiamo via. Sì, signore. Hai capito? Sì, io e te andiamo via. Sì, signore, sì. Hai capito? Andiamo via, signore. Oh, vabbè. Però adesso... Andiamo via, signore, sì. Andiamo via. Andiamo via. Sì, dopo. Sì, dopo. Tu adesso ti metti da una parte. Babbio, babbio, sì. Sì, e vai, andiamo via. Andiamo via insieme. A chi? Andiamo via insieme. A chi, signore? A chi andiamo via insieme? Io e te. Io e te babbio, signore. Sì. Insieme a chi? Insieme a chi? E non lo so, insieme a chi dobbiamo andare? Tu hai detto andiamo via insieme, signore. Insieme! Va bene, signore. Andiamo via io e te insieme a uno che non si sa ancora. Va bene, va bene. Adesso fammi per di grazia. Sì, signore. Adesso di grazia tu ti metti da una parte e mi fai andare avanti con lo spettacolo. Fermo, immobile, invisibile, se no mi distrae la gente. Ripristiniamo la quarta parete. Signori, io ci tengo tantissimo, appunto, stasera a regalarvi uno spettacolo indimenticabile, memorabile, unico, irripetibile. Che stai facendo? Che? Si è svampato questa signora. Sì, si è svampato, sì, si è svampato. Ti dà fastidio? No, no. È stato poco bene ultimamente, lascialo stare. È il mio vecchio maestro, sta bene là. Sì, signore. Allora, signori, io ci tengo stasera, appunto, a regalarvi alcuni dei monologhi più belli che siano mai stati scritti dal più grande dei drammaturghi. Ci vedi? Che sono improvvisati. Ma che faccio a fare? Il signore gradisce qualcosa da bere? Anzi, può ordinare? Cioè, cosa gradisce? La Coca-Cola. Se... Ma alzati, alzati! Ma cosa fai seduto? Ma ti rendi conto che questa è la scena? Questa è la scena? Ah, sì? Sì. Eh sì. Me lo sapevo io, signore. Che era scema questa? Ah, eccomi chi c'è questa, signore, perché fa... Non la scema! La scena! Fa parte della scena, della scenografia! E comunque devi stare fermo, immobile e non mi devi distrarre il pubblico! È occupato questo? È occupato, sì. Non vedi? Ma puoi appoggiare qua? Appoggiati, ma con discrezione. Questa cos'è? La discrezione? Meno. Normale. Renditi invisibile. Non è niente, non è niente. È un gioco. Tu non ascoltare nulla, invisibile. Allora, signori, io accoglierei. Sì. Chi c'è? Eh? Ti farà pipì? Sai? Stai eh? Ma con chi? Sembra un bomboncino, signor. Ma guarda. Un bomboncino. Ma cos'è? Io questo? L'ha chiamato whisky, l'ha chiamato. Whisky. Andate a casa. C'è apparuto, è finto, signore. Ma che sei scemo? Ma smettila con sto coso, è finto. È finto. Mi fai prendere un attacco epoplettico. Ma guarda te, guarda stasera che mi devi capitare.
Ariel. Sì, signore. Devi stare buono. Mi fai fare una figuraccia. Io sono un attore serio. Sì, sì. Io sono un attore serio. Sì. Zitto, signore. Zitto. Immobile. Allora, signori, io vorrei che davvero, simbolicamente, accogliessimo con un grande applauso, qui, su questo palco, uno dei più grandi drammaturghi che sia mai esistito e che ha scritto delle cose eccezionali per l'universo intero. Signori, accogliamo con un applauso William Shakespeare. Oh, che stai facendo? Ha detto accogliamo William Shakespeare. Io pensavo che veniva William Shakespeare. Tu hai detto accogliamo, io pensavo veniva per fare una cosa simbolicamente bella. Perché il grande William Shakespeare viene? Non, è certo che non viene. Viene ma non viene perché è morto. Oddio, mi dispiace signore, io lo sapevo. Quando signore? Mi dispiace signore. Ti dispiace? È morto nel 500. Andate a sbattere con le 500 signore. Ma quale andate a sbattere? 500 quasi 600. Hai capito? Mi dispiace, io non la sapevo. Signora. Non la sapevo, adesso la sai. E poi è morto nel Medioevo, non in macchina, che è la 500. Sì, signore. E comunque tu devi stare fermo, immobile, qui, e non ti devi muovere. Sì, signore. Tu adesso fai parte della scenografia. Sì, signore. Anzi, fai una cosa, se no mi distrae il pubblico. Tu adesso prendi un punto, lo fissi, e non ti muovi più. Ti rendi invisibile. Fissa un punto. Sì, signore. Respira poco. Così, fisso, oh. Immobile. Allora, signori, riprendiamo le fila dello spettacolo, sperando che si possa andare avanti finalmente. Io ci terrei tantissimo adesso a fare un monologo che è un mio caposaldo, è un mio caposaldo, davvero, ho vinto premi, ho vinto internazionali, ho vinto davvero. Oh, Ariel, così mi fai paura, Ariel, oh, Ariel, oh, Ariel! Signor, se fa così c'ha paura però io, scusi, Ma io c'ho paura! No, mi fa paura quando fa così, scusi, Ma io ci ho avuto paura! Tu hai visto un punto e io la fissa, scusa! Ho capito, ma così mi metti un'ansia terribile, eri immobile veramente, sembrava che fossi andato in trance! No, io con quelli non ci vado, signor, scusa! Ma cosa hai capito? No, io ho capito, ma non mi piace a me, io ho sposato la donna, mi piace la donna a me! Ma pure a me piace la donna! Ah, boh, io non la so! No, lo so io! Hai detto te, signor, io non la so, signor, boh! Sta piovendo di brutto. Non lo so. Boh, non sa, io non la so. No, io sono sicuro, a me le donne. Non mi piace, se ti piace a te non la so. A me non mi piace, io ho detto trans. Trance. Capito? Non trans. Oh, 50 euro. Non quelli. Non i trans. Lo stato di trans. Ah, c'è una nazione piena, signora. Ma che nazione piena piena? Che nazione piena piena? Quello è lo stato di trance. Signor, però a me non mi piace, se dici a te che ti piace a te, ma... Ma che mi piace? Chi ha mai detto che mi piace? Ognuno a casa sua fa quello che vuole. Ma io ho detto che non mi piace! Quando mai ho detto che mi piace andare col trance? Mica devi vergognare. Ma non mi vergogno, non si tratta di vergognarsi. La gente lo sa, gente è spettacolo sopra sotto destra sinistra. Ma quale sopra sotto destra sinistra? Ma no, signora, cosa ride? Ma cosa dice? Io! Lascia stare, per favore. Signor. Noi ci guardiamo negli occhi e diciamo non è vero, signor. Ma non è questo il caso, nel momento di dirla. Hai sbagliato il momento. Sì, signor. E comunque, non è questo. Trans, dalla parola francese trance. Sì, che significa trans, che significa sei andato in catalessi. Capito? Ti sei fissato. Comunque, lasciamo stare. Lasciamo stare, stai immobile. Sì, signor. Però immobile ma meno, che ti puoi anche un po' muovere. Sì, signor. Normale. Normale, signor. Respira normale, guarda normale.
Chiedo scusa. Signori, sappiate che avete tutta la mia più profonda stima, perché vi vedo lì sotto l'acqua e in questo momento vi sto amando a uno, grazie di cuore. Andiamo avanti con lo spettacolo, show must go. Adesso in questo momento, fa niente che ho perso la pazienza, vorrei proporvi uno dei monologhi più belli non mai stati scritti dal grande William Shakespeare, che è il monologo di Giulio Cesare. Piacere, signor Giulio, piacere, signor Cesare, io sto Arie, piacere, signor. Ma cosa piacere. Dici? Cosa dici? Quale Giulio? Tu hai detto Giulio Cesare. Io ho detto Giulio Cesare, che è uno solo. Ah, è uno solo? Sì. E fa tutte e due? No, non fa tutte e due, è uno che fa se stesso, è uno. E non c'è? Qua. Non c'è, no, non c'è, perché è morto 2000 anni fa. Pure lui è morto? Sì, certo. Era un grande condottiero che è morto 2000 anni fa, ma vive in mezzo a noi. Sì, signore. A casa tua, perché a casa mia sono vivi tutti, signore. Lo facciamo rivivere su questo palcoscenico. Lo sì, facciamo rivivere. Sì, signore. Mi prometti che non mi disturbi più? No, signore. Non commenti? No. Stai zitto? Sì, signore. E ascolti? Allora, dopo va via con sì, te. Dopo vai via con me, sì, me l'hai già detto. Dopo. Basta. Allora, signori, per chi non conoscesse la storia di Giulio Cesare, faccio un piccolo prologo per far capire. Giulio Cesare è uno dei più grandi condottieri romani mai esistiti. Siamo nell'antica Roma. Antica Roma. E il nobile Bruto, insieme a Cassio e a Casca e tanti altri congiurati, hanno ammazzato Giulio Cesare. Lo hanno ammazzato. E Marcantonio, amico di Giulio Cesare, si reca all'alba a fare un discorso, a fare l'orazione funebre a Giulio Cesare morto, suo amico, e attraverso questo monologo fomenta i romani a ribellarsi contro signor, la concia. Signor, stringi perché sì. C'è la pioggia. Lo so. Zitto. Alba, Roma, Campidoglio, le legioni romane, bom 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 bom, ave, ave, ave Cesare, ave Cesare. Arriva Marcantonio. Romani. E dopo domani. Dice domani e dopodomani, signore. Domani di domani e dopodomani. Io ho detto romani, eh? Romani. Dopo romani, allora, signore. Sì, Viterbo dopo romani. No, stai zitto. Roma, i romani a Roma si chiamano romani. Scusi, signore. Zitto, fammi andare avanti. Da capo, signore. Da capo, e non interrompere. Alba, Campidoglio. Uccellini. Legioni, bom bom bom, ave, i fori. Fuori, andate fuori adesso. Chi tanto piove pure, andate fuori, dai. Stanno già fuori. Devi andare fuori. No, che fuori. I fori. Fori romani. Ah, fuori sono i romani, gli altri vanno a stare. Di chi ce l'ha con i romani, signore? Ma che ha detto fuori sono i romani? Devono rimanere. Il foro romano era un luogo... Nell'antica Roma esisteva il foro romano. I romani dicevano... Dove ci vediamo io e te stasera? Sai che facciamo? Ci vediamo al foro? E si vedevano al foro, capito? Dentro. Però era fuori, signore. Andavano fuori. Andiamo fuori, ci vediamo al foro. Dentro. Il foro poteva essere fuori o dentro? Tutti e due, signore. Tutti e due. Comunque, non mi devi interrompere. Potete rimanere. Stai fermo, sì. Non mi interrompere. Scusi. Alba, Campidoglio, uccellini, legioni, bom 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 bom. Ave, Cesare, ave. Fuori romani. Venite. Romani, concittadini, prestatemi orecchio. No. Io non sono venuto qui. Però sta qua. Però sta qua.
scusa signore, la gente dice no, 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 io non ho venuto qui, però sta qua, la gente dice questo è scemo, scusa. La gente. Io lo dici per te. No, no, tu devi stare zitto, non devi commentare, perché se tu mi lasciassi finire il monologo, le grandi parole, i capisaldi di questo grande drammaturga, capiresti tu e la gente comprende benissimo. Zitto. Roma, Alba, uccellini. Oh, ma vaffanculo gli uccellini! Morti! Sono morti gli uccellini! Morti! Pa pa pa! Alba, Roma, Campidoglio, zoccole, zoccole tante, con la bocca tante, che si mangiavano i filippini. Qua, qua, immobile, normale. Ma che faccia fa così? Roma, Alba, i romani, ave, ave, romani, romani, concittadini, vi prego, prestatemi orecchio, no, no, io non sono venuto qui a seppellire Cesare. E qua no, perché hanno pulito. Qua no, perché hanno pulito. Vabbè, basta, basta, basta. Non ne posso più, ma mi metto a piangere. Mi vuoi vedere piangere qui? No, signore, scusi. No, no, signore. Si può sapere che sei venuto a fare? Che vuoi? Che c'è? Che dici? Che vuoi? Io, signore, io avvenuto io qua. Avvenuto qua. Tu avvenuto? Avvenuto io. Io? Salam Alek! Grande capo Geronimo! Sburla, Geral! Namarul, Abdul! Signore, parla italiano perché non ti capisce? Ah, io parlo italiano! Io! Io avvenuto qua, detto! Ah, io avvenuto, io stato, io l'ho avuto! Io avvenuto qua! Io sono venuto qua! Ah, sei venuto pure te? Io ti ho visto, tu c'era prima, se vuoi metti in fila. Ma che metti in fila? Che metti in fila? Che siamo alle poste, ti metti in fila? No, non stiamo alla posta. E allora, che dici? La gente è la stessa, ma non stiamo alla posta. Sì, la gente è la stessa. Siamo d'accordo su questo. Ma si dice, io sono in italiano. Italiano io lo sa l'italiano, signor. Italiano io lo sa bene. No, italiano. No, 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 si dice italiano. Non si dice italiano, si dice italiano. No, no, me l'ha detto un amico mio del Gabon. Si dice italiano, signor. Se te l'ha detto un amico tuo del Gabon, alzo le mani. Si dice italiano perché viene dalla parola Italia. Italia, italiani, italiano, signor. Lo dice pure televisione, bisogna tagliare la scuola, bisogna tagliare la sanità. Bravo! Su questo purtroppo devo dargli ragione. Devo dare assolutamente ragione a te, Ariel, su questo. E chi li fa questi tagli? Italiani. Italiani. Purtroppo hai ragione, su questo. Mi dispiace. Io sto facendo la corsa serale di italiano intanto, signor. No, no, non la corsa, il corso. Il no, corso. Io ma la corsa chi fa prima imparare, signor. La corsa chi fa prima imparare? Sì, signor, scuola spende mentale. La scuola? Spende mentale. Sperimentale. Sì, una scuola che quest'anno c'è, l'anno prossimo, boh, non si sa, signor. Cioè quest'anno c'è, l'anno prossimo non si sa, non si sa. È sperimentale, sì. Sperimentale. Sì, signor. Dici, va un giorno sì, un giorno no. 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 Sì, vabbè, ho capito, a giorni alterni. No, a Roma va, signor. Sì, ho capito che vai a Roma, ma ci vai a giorni alterni. Un giorno sì, un giorno no, un giorno sì, un giorno no, un giorno... A Roma, signor, va. Sempre a Roma va, signor, va. Sì, però sì, a giorni alterni. Vai a Roma, però a giorni alterni. Ah, devo andare un giorno a Roma, un giorno a Terni. Non un giorno a Roma, un giorno a Terni. Non Terni città, alterni. Ma a Terni che fa fare io, scusi, signor? Ma tu non ci devi proprio andare a Terni.
Vado a Roma. Tu dove vai a scuola? Un giorno sì e un giorno no. Sì. A Roma. A Roma. E mi sveglia la mattina e dice, ieri che ha fatto? C'è andato? No, oggi sì. Allora sì. Questo sì. E questo significa giorni alterni. A Roma però. A Roma. Sei sempre a Roma. A Roma. Io ci vai, c'è la cassa mia, la cassa mia. La cassa? Le casse mia, la classe. La classe? Mia, la classe. Io sto seduto lo. No, no. No? No. Devi stare in piedi? No, non devi stare in piedi. Tu stai? Sedutolo, signore. No, sedutolo. Sedutolo? No, sedutolo no. Lo no. Lo no. Sedu? L'ho seduto. No, l'ho seduto. No, l'ho non è articolo. Stai seduto. Sta così, signore. Sta così, va bene. Così, e c'è la maestra. Noi stiamo tutti zitti, tutti attenti. Quando la maestra dice una parola nuova, chi la dice per prima ha vinto. Per questo si chiama la corsa, chi fa prima imparare, signore. Scusa, non ho capito. Cioè, la maestra dice una parola e poi chi arriva prima... Chi la dice bene prima ha vinto. Ha vinto. È la corsa chi fa prima imparare. Ah. E noi stiamo tutti attenti, seduti, a aspettare che parla la maestra, noi. E quanti siete? Quanti siete in classe? Due, signore. Io e l'amico mio del Gabon. Ah, ecco. Solo che lui italiano non lo sa bene. Lui sa dire solo sì, no, boh e 10 euro. Sa dire sì. Ah, sì, sì, sì. Allora, capisco. Quando la maestra, ieri la maestra ha detto una parola nuova, ha detto a seconda. Ha detto chi le dice? Ah. Io ho detto la so io se non la maestra. Ha detto Ari, dillo tu. Io ho detto a seconda. Ha detto bravo, l'hai detto bene. Hai vinto tu, adesso va a casa, eccitati. Quando sei eccitato bene, vieni a Malamagna. Ha detto a me. A me me l'ha detto, sì. Comunque, ci sono. Io sono andato a casa. Ci sono dei bambini, ci sono. Ieri è andato a casa dopo che ha lavorato a casa tua, al bagno, al letto, mi ha eccitato forte. Ma che dici? Tutto il giorno mi ha eccitato, signore. Ma che scuola è questa? Spende mentale, signore. Vieni la magna, la maestra. Ma la magna dove scrive la maestra? Ma la magna dove scrive la maestra? La magna. Esercitati. Eccitati, sì. Esercitati bene a casa, poi vieni alla lavagna. Sì, ha detto, sì. E io ci è andato, ha scritto io a seconda, tu a seconda, tre a seconda, quattro a seconda, tutto a seconda. Bravissimo. Ha detto bravo Ari, adesso hai imparato bene la bururu bururu bururu. Ha imparato bene bururu. Ha imparato bene come si dice a seconda, signora, ha imparato bene. La pronuncia. La pronuncia. Devo dire che questa scuola sperimentale è avanzata, perché una parola bellissima. A seconda è una parola bellissima. Il verbo assecondare è un verbo meraviglioso, difficile la comprensione. Ma io lo so dire bene adesso. Sì, ma il significato lo sai della parola asseconda? No, signora, no. Scusa, la maestra vi insegna... No, ha detto intanto ha imparato come si dice, ha imparato bene bururu, come si dice. Dopo ha detto impara pure quello che vuol dire. Vabbè, te lo spiego io. Che vuol dire? È una parola bellissima, perché assecondare significa dare ragione a qualcuno... Per secondo, per primo chi c'ha ragione, signore. No, non per secondo. Dare ragione a qualcuno, ma non per condivisione, ma più per compiacimento. Dici se tu c'ha ragione per secondo, signore. No, ti spiego. Dare ragione a... Ti faccio un esempio. Sì, signore. Siamo a casa tua. Sì, signore. A cena. Ah, io non mangio prima, mangio solo a seconda, no, signore. Non è questo. Tu inviti... Purtroppo una persona sgradevole. Sì, signore. Che è arrogante. Dice qualcosa per cui vuole avere per forza ragione. Io dico sì, io c'ho ragione prima, tu c'hai ragione per seconda. No. Allora che succede? Che succede? Seconda, signore. Che gli dice c'ha ragione per seconda. No, per secondo, non è che c'ha ragione per secondo. Sì, signore. A secondo per secondo. No, ti faccio un esempio. Sì, signore. Una persona è stupido, presuntuoso, arrogante, ignorante, villano, scurrile, rompe le scatole, vuole sapere sempre tutto lui, presuntuoso, tu sai che fai, gli dici, sai che ti dico, c'hai ragione, hai capito che significa, hai capito? Sì, signore, c'hai ragione, signore. Hai capito? Hai capito, signore? Hai capito. Sì, signore. Vabbè, adesso volo? Io vorrei andare avanti con lo spettacolo. Signore, scusa, signore. Io, signore, chiedo scusa. Arie mi ha rovinato un monologo
per cui ci tenevo tanto, però ho in serbo per voi una sorpresa davvero che vi meritate tutta, perché siete rimasti qui anche sotto la pioggia. Io ho invitato a spese mie, e pensate che con questa attrice ho vinto dei premi internazionali. A te? Sì. Lo sapevo io. Ho vinto, sì, ho vinto dei premi internazionali di teatro, eh? Ho invitato per voi, per recitare la scena del balcone di Romeo e Giulietta, qui Elena Bracciola. Accogliamola con un applauso, Elena Bracciola, no? Un'attrice strepitosa. No, no, bravissima. Signora. Ha telefonato e ha detto che non viene, signore. Come telefonato che non viene. Chi non viene? La Bracciola, signore. Non viene la Bracciola? No. E io come faccio senza Bracciola? Fa la frittata, fa, signore. Ma quale frittata? Ha telefonato prima, io c'avevo il telefonino tuo che scudava, per questo io è venuto qua, perché voleva dire te che ha telefonato lei, signore. E me lo dice adesso. E chi ha detto? Chiedo scusa. Che... Scusa, signore. Ha detto... Scusa, ha detto che non viene perché tu sei un grosso fio della pagnotta. Chi è la pagnotta? Ma che sta? Sì, dopo ti spiego, dopo ti spiego, non è la pagnotta. E devi andare a morire ammazzata. Zitto. Perché lei è un anno e mezzo che non prende soldi. Zitto. E tu quei soldi suoi ti devi strozzare, zitto. Brutto, morto di fame. Zitto! Ti dico zitto! Zitto! Guarda il pubblico e sorridi, Fai finta di niente, E adesso mi inventi una scusa, se possibile. Se tu sorridi. Signore, purtroppo la mia collega, bravissima collega, eccezionale collega, Elena Bracciola, mi ha appena detto, Ariel, che stasera non può essere qui con noi perché sta poco bene. No, ha detto che stai poco bene domani te quando manda suo fratello a casa tua, ha detto. Sì. Zitto, allora non hai capito niente. Già ho detto stai zitto, coprimi. Sì, signor, scusa. Zitto. Sorridi. Show must go on. Lo spettacolo deve andare avanti. Io ci tenevo tanto a questo pezzo perché davvero ho vinto la Coppa Volpi per il teatro grazie a questo pezzo. C'è niente da ridere. Poco da ridere, signorina. Ti strappo la trachea, ci gioca a 3-7. Signori, per andare avanti con lo spettacolo un modo c'è. Sì, mi servirebbe una Giulietta. Girati un po', Ariel, girati ancora. Facciamo un applauso ad Ariel. Grazie, signore. Che stasera, pensate, solo per noi interpreterà il ruolo di Giulietta. No, io... No, signore, scusa. No, io la femmina non la sa fare, signore, mi dispiace. Ti aiuto io. No, signore, no. No, ti fidi di me? No, signore. Sì, no. Lascia fare. Senti, ti aumento la paga, zitto. Signore, pure io un anno e mezzo che non vedo soldi, proprio. Ma quando ti pagherò, sì, ti pagherò di più. Come dite te, me li dai tutti insieme? Tutti insieme. Così è come se l'avessi messa al sabatanaglia. Esatto, bravo. Tutti insieme. Tutti insieme. So di più. So di più. Sì. Senti, Ariel, non mi abbandonare. No, signore. Allora, signori, adesso Ariel diventerà una ragazza di 14 anni di Verona. Interpreterà il ruolo di Giulietta. Unica figlia della famiglia Capuleti. Famiglia Capuleti. Una famiglia ricca, ricchissima. Allora, vai, su, Verona. Ecco, adesso per magia, questo diventa Villa Capuleti. E quassù, sali in piedi. In piedi qua? In piedi qua. Devi andare in piedi? Oh, tu adesso sei sul balcone di casa tua. Sei in camera tua e sei chiusa a chiave perché tuo padre è gelosissimo di te. Sì, signore. E tu che fai in questo momento? Non avere paura, tanto io ti imbecco. Ti sì, suggerisco, capito? Ti imbecco io. Sì, signore. Tu adesso apri un balcone. Apri un balcone. Apri il balcone, dai. Apri un balcone, signore. Sì. Un bancone. Apri il balcone. Aperto un bancone, signore. Sì, apri il balcone. L'aperto. Apri il balcone. È aperto? Oggi le pesche le vendiamo a 3 euro a chilo. Venite,
c'è pure la verdura, c'è la fenocchia, la broccoletta, quelle... Oh! Ma che stai facendo? Ha detto apri un bancone, signore. Ho detto apri il balcone, balcone! Non bancone della frutta. E che Giulietta faceva la fruttivendola! Vendeva pesce? Ma che faceva la pescivendola faceva! Non lo no! Sai. Giulietta è una ragazzina di 14 anni! Sì, signore. Capito? Il balcone, balcone! Ah, ah, come un terrazzo, signore! Perché apri il terrazzo a casa mia? Perché puzza, signore! Che dici? Casa tua puzza! Ma signora. Non puzza! Che puzza? Puzza casa non tua! Non puzza! Apriamo il balcone a casa mia per far cambiare l'aria. Meglio, meglio, sì. Allora, lei allora, apre un bancone, lei apre un bancone oh, per cambiare l'aria. Esatto. No, 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 tu in questo momento. Allora, entriamo nel personaggio, ti voglio aiutare. Tu sei una ragazzina di 14 anni. È successo che alla festa, a casa tua, hai visto per la prima volta un ragazzo di cui ti sei perdutamente innamorata. Tu non conosci l'amore carnale, non lo conosci, non sai cos'è la passione, ma hai visto questo ragazzo e immediatamente dentro di te è successo qualcosa, un fuoco, ti arde dentro e pulsi e lo desideri e non sai cos'è. E quindi se stai uscendo fuori al balcone di casa tua per pensare a lui, per stare da sola in intimità, perché cosa vedi? Com'è Verona? Apri il balcone, com'è? Com'è fuori? Com'è Verona? Com'è? Com'è? È Gellina, signore, Gellina. Ma quale Gellina? Quella è la quarta parete di prima, adesso no, è notte, ci sono le stelle, è una notte magica, magica incantata. Sì, e tu hai visto l'uomo della tua vita per la prima volta. Io vado su un bancone. Oh, e vai per stare con i tuoi pensieri. Che fai? Saluta la gente che sta sul bancone. Ma non c'è gente! Non c'è. Non c'è, tu sei alta, stai a 30 metri d'altezza. Sì, signore. E giù c'è il giardino di casa tua, perché sei ricca. Ricca, sei ricca. Io, sì. Allora... La famiglia Capuleti è una delle famiglie più ricche di Verona. Tu ti sei andata a innamorare, e non lo sai ancora, lo scoprirai adesso, a innamorare di una delle famiglie più... un'altra famiglia ricca di Verona, che si chiama i Montecchi, che ha un unico figlio maschio, Romeo, e le due famiglie sono nemiche acerrime. Tuo padre, se venisse Romeo Montecchi, sai che farebbe? Lo ammazzerebbe. Ah, sì? Sì, senza dubbio. Senti niente. Allora, tu in questo momento sei fuori al balcone e fremi d'amore. Fremi. Fremi, sì. Di frenare? No, fremi. No, fremi. Fremi, no freni. Senza frenare? E poi no, che si frema così, si frema? Si frema coi piedi al massimo. Sì, ma io c'ho i piedi occupati, se no cade, signore, scusi. Sì, ma sono brutti gesti, a teatro non si fa così. Fremi, fremi d'amore. Indietro. Fremi. Allora, facciamo un esercizio semplice. Sì, signore. Fai l'innamorata. Fai l'innamorata. Scusa, cosa sarebbe questo? L'innamorata? L'innamorata è così? Così? No! No. Fai una... Innanzitutto, queste sono palanche, non vanno bene come mani. Devi essere esile, fai le mani esili, esili, piccole. Fai le piccole. C'hai 14 anni, sei bionda, occhi azzurri. 14 anni, e una mano sul cuore e una sulla guancia, così, dolcemente poggiata, e soffri, soffri d'amore. Devi essere, ecco, soffri d'amore, sì, guarda, sì, languida, ecco, sì, languida. Così, segni, fa l'aquila, deve fare. Languida, non l'aquila, languida, languida è questo. Guarda me, guarda me, guarda me. Oh.
Languida, dai! Signore, Languida la facevo meglio io, però scusa. Languida, dai! Meno, meno, meno! Dentro, dentro, soffi d'amore dentro! Che devi andare al bagno? Soffi d'amore dentro! Apri il balcone, apri il balcone. Scusa, signore, scusa. Ma che persiane hai? Scusa, non aveva visto che c'era. Ma che c'hai? L'alluminio c'è al posto del. L'ha aperto troppo forte. È troppo signor. Forte. Signore, pure tu che ti metti vicino alla finestra, però scusa. Vabbè, mi allontano, hai ragione, mi allontano. E poi piccole queste mani. Esili, esili. Piccole. Apri il balcone. Amore, soffro, sola, sola, nei tuoi pensieri. E adesso ti do l'imbeccata, adesso ti do l'imbeccata. Adesso ti do l'imbeccata, eh? Vai. Allora, dici. Oh! Che piano però, piano, segni piano! Ma che fa? Imbeccata piano potevi dare? Ti suggerisco! Ti suggerisco! E che c'ho il becco io che ti do l'imbeccata! Che c'ho il becco! Signore, vuole l'aquila, vuole fare. Chi non la sa che deve fare? Ti suggerisco! Apri un mancone! Apri! Levati pure! Delicata, delicata, bravo, mani delicate. Una sul seno e una sulla guancia. Piano, che è sto coso? Piano, così, va. Soffri, soffri. E dici. Oh, Romeo, Romeo, perché sei tu, Romeo? Ha un mancone, sempre. Brona innamorata. Zitto. Oh, Romeo, Romeo, picchi tu sei, Romeo, picchi. Boh, non sai, signore, non sai. Scusa. Tu sei italiano, io sono filippino, quello è romeno, ognuno del paese suo. Ma da uno dice picchi sei romeno perché è nata la Romania, dice. Ma chi ha detto romeno? Tu hai detto. Io ho detto Romeo, Romeo, nome proprio di persona. E adesso il grande William Shakespeare scrive una storia nazista. Un romeno, un pakistano, un indiano. Romeo! 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 Romeo Montecchi! Romeo, nome proprio di persona. Ah, è un nome. È un nome, Romeo. E chi è Romeo? Sono io, io. Ma non sei Fabio te, signore? Sì, fuori di qui sono Fabio, ma in questo momento io assumo Romeo. E a me mi licenzia? Non ti licenzio. Ti ho detto che ti aumento la paga, ti licenzio. No! Ariel, io sono un attore. Sì, adesso sì. Io divento Romeo. Dopo l'operazione? Ieri la televisione ha visto un programma e c'era uno che si chiamava Mario, faceva l'operazione e diventava Gisella, diventava Selena. Non è questo il caso. No, signor. No. Romeo. Romeo. Oh, io divento Romeo. Capito? Come anfa, signor, anfa. Anfa, 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 che sta? C'è, signore, c'è, anfa, anfa, signore, siete? C'è. Anfa, anfa Romeo, anfa. Alfa Romeo, alfa, alfa Romeo. C'è. Sì, ho capito, ma che c'entra adesso l'Alfa Romeo con Giulietta e Romeo? Picchi, non c'è la Giulietta dell'Alfa Romeo, signore, scusi. È vero. Ma certo che c'è, ma secondo te il grande Shakespeare scrive la storia di amore tra due auto, la Giulietta e l'Alfa Romeo della Giulietta dell'Alfa Romeo. E Alfa chi è? Alfa non c'è, non c'è. Non c'è? Non c'è nella storia Alfa. E dove sei? È morta. Ah, era vedovo Romeo? Era vedovo, Romeo era vedovo, sì, Romeo era vedovo. Apri un bancone. Apri il bancone. Thank you.
Apri, soffrisci. Oh, Romeo, Romeo. Picchi, sei tu Romeo? Picchi, boh, io non lo so. No, va. Che dici? Che inventi? Il teatro è rigore. Devi dire solamente, quello che ti dico io. Oh, Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo? Punto! Chiaro? Apo un mancone, senti. Soffre. Oh, Romeo, Romeo, picchi sei tu Romeo? Punto, senti. Per favore. È colpa mia, me ne assumo tutta la responsabilità. Non mi sono espresso bene, non mi sono spiegato bene. Il punto non lo devi dire. No, il punto non si dice. Non si dice. Sì. Si fa dentro di te. Devi dire, oh Romeo, Romeo, ma perché sei tu Romeo? Punto, dentro, fallo dentro. Se segni. Dai. Apri il balcone. Già aperto. Ah, già aperto. Oh, Romeo, Romeo, picchi io sei tu, Romeo. E cos'era quella cosa delicata che hai fatto? Ha fatto il punto dentro. Ah, il punto dentro l'ha fatto. Certo, hai fatto dentro. E certo, perché noi parliamo così. No, io quando voglio fare i due punti faccio... punto e virgola... punto esclamativo... E punto interrogativo come lo fai? È così, tutto così! Ma che dici? Non è così! Per favore! E adesso sto perdendo la pazienza! Non è così! No. Il punto non lo devi dire, devi lasciarlo sospeso per aire. Come, signor? Oh Romeo, ma perché sei tu Romeo? Faccio. Oh Romeo, Romeo. Picchi sei tu, Romeo? Andiamo avanti. Rinnega tuo padre. Annega tuo padre? No, annega tuo padre. Picchi lo deve affogare, signore. Ma chi lo deve affogare? Tu lo hai detto. Io ho detto rinnega. Ah, due volte lo deve affogare. Ma chi? Ma secondo te Romeo deve ammazzare il padre? Ma Giulietta dice a Romeo, ammazza tuo padre. E poi dove lo vuoi ammazzare? Dove lo vuoi annegare? A Verona. A Verona non c'è il mare. In piscina. E se lo ammazza in piscina? Se è ricco c'è la piscina. Non c'erano le piscine, c'erano le fontane all'epoca. E poi non doveva ammazzare il padre. Giulietta non gli avrebbe mai chiesto di ammazzare il padre. No, signore. Significa rifiuta, abiura. Sì, signore, da capo. Vai via, rinnega tuo padre. Vai. Oh Romeo, Romeo, picchi sei tu Romeo? Zitti. Senza commenti. Rinnega tuo padre. Rinnega a mammata. No, quella è didascalia mia nei tuoi confronti. Didascalia mia personale nei tuoi confronti. Non lo devi dire. No, signore. Rinnega. Rinnega tuo padre. Rifiuta il suo nome. O se vuoi. Legati a me. Anche d'un sol giuramento. Ed io? Non sarò più una Caputelli. Chi è sta Caputelli? Una Caputelli. Una Caputelli. Adesso tocca a me. No. Adesso. Quelle di didascalia. Sì, signore. Devo
devo risponderle o ascoltare ancora? Che faccio? Chi mi sta a segnare? Tu non mi vedi! Tu non mi vedi! Non lo sai che io ci sono! Zitto! Tu stai in alto! Devo risponderle o ascoltare ancora? Che faccio? Solo il tuo nome è mio nemico. Solo il tuo nome è mio nemico. Ma tu sei tu. E certo, lui è lui, signore. Non devi commentare. Ma tu sei tu. Non un Montecchi. Che è un Montecchi? Ma che è un Montecchi? Cambino, signore. No, Cambino. No. Non è un vino. Montecchi sono io, Romeo. Senti, Montecchi. Non è un vino. Solo il tuo nome è mio nemico. Solo il tuo nome è nemico. Ma tu sei tu. Ma non Montecchi. Tu sei tu. Che è un Montecchi? Ma non che... è una mano. Non è una mano. Né un braccio. Né un braccio. Né un volto. Né un volto. Nessuna parte di un uomo. Ma che è venuto a fare? Ma che sei... Ma com'è che sei venuto a fare? Quello è venuto perché ti ama. Anche lui ti ha visto un secondo e si è innamorato di te. Ti ama. Significa, il poeta, il grande drammaturgo, vuole dire: se una rosa non si chiamasse rosa, conserverebbe sempre il suo soave profumo. E così tu, Romeo. Questa è la metafora bellissima, la poesia. Andiamo avanti. Ti prego, Romeo. Ti prego, Romeo. In cambio ti darò tutta me stessa, ma ti prego. In cambio ti darò tutta me stessa, ma ti prego. Prendi il tuo cognome e buttalo. Che fa? Non si può dire, signor Prove. C'è pure i bambini qua, c'è il signor. Ebbene, questa è una delle storie d'amore più universali che esistono, sì, signor, proprio per i bambini. Io la trovo divertente, mi piace, però non si può dire qua, c'è gente, signor Prove. Scusa, ma perché non si può dire? Ti prego, dilla sta cosa, dilla, l'ha scritta, sì, il poeta, dilla. Prendi il tuo cognome e buttalo. Romeo, prendi il tuo coglione e buttalo, signore. Che dici? Che buttare, signore? Ma chi? No, io ridi, signore. No, io piango. Chi pensi uno che parla lo butta, signore? Sì, ma poi Romeo che ne aveva? Uno solo? Ah, ce ne aveva uno solo? Ah, uno ce n'ha, uno, Romeo. Due ce n'ha. E poi non è il cognome. È il cognome. 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 Sì. Cognome. Prendi il tuo cognome e buttalo. Oh. Buttalo. Via! Via, amici, via! Adesso basta, pure qua sono venuto a stufare, adesso basta, eh! Signore sta a lavorare, già che basta che fa la pipì sullo zerbino, pure qui, eh! Mo' ma stufate io, eh! Prende la scopa adesso, eh! Dov'è? Dov'è? Ma con chi ce l'hai? Dov'è i gatti? Ma chi? Che gatti? Ma che dici? Tu hai detto via amici. Io ho detto via, via, amici, amici. Perché vengono sempre davanti a casa tua a fare di via, signor Pro. Tu sei Giulietta, devi stare a casa tua.